270.000 persone circa, quindi siamo veramente una potenza. Abbiamo deciso di non andare in politica perché altrimenti andremo al governo e dopo non abbiamo tempo di fare le serate, quindi insomma stiamo qua a bordo piscina, ci divertiamo, mangiamo, qualcuno su Facebook ci dice che non abbiamo niente da fare, che abbiamo un sacco di soldi, ma bene, è verissimo, ok, allora, cosa faremo di bello noi questa sera ragazzi? Allora, noi siamo qui per mangiare e fra sei minuti quest'uomo qua, vedete con barba e baffi, ci darà da mangiare. Ciao, come stai? Grazie, grazie di averci preso qua la tua bellissima location. È vero che tu a mezzanotte fra il bagno nudo qua, vero? Sì, nudissimo. Ah, nudissimo, bene, come un lombrico, perfetto, ottimo. Grazie, allora guarda, puoi partire con gli antipasti, intanto io spiego un attimo velocemente cosa faremo noi oltre che mangiare. Allora, noi siamo qui per risvegliare emozioni, ragazzi, emozioni, avete capito? Siamo qua per risvegliare le farfalle nello stomaco, tu da quant'è che non hai le farfalle nello stomaco? Hai mangiato le farfalle al salmone? Ah, cavallette, vero che ci posso mangiare anche quelle? Bene, ho mangiato le cavallette. Oh, magari le cavallette fanno più effetto delle farfalle. Può essere. Dobbiamo fare delle prove. Comunque, insomma. Allora, come faremo a risvegliare le farfalle? Voi non dovete necessariamente flirtare, parlare, eccetera, solo con le persone che avete davanti. Dovete aprirvi gli orizzonti, guardarvi attorno. Quando vedete una persona che vi piace, uomo o donna che sia, dovete prendere carta e penna.